Amici di Swim Swam, bentrovati da Corrado Sorrentino. Siamo a Riccione in compagnia della farfalla nazionale, la biondissima Karen Aspristi. Ciao, come stai? Ciao a tutti, io sto bene, sono solo un po' stanca perché i criteri ci sono sempre tante gare, una di seguito all'altra, però è sempre bello, quindi ne vale Sempre la pena. molto soddisfacente. Sappiamo che tu stai spaziando un po' in tutte le discipline, dai 50 delfino piuttosto che rana, fino ai 200 misti con grandi soddisfazioni. Ce ne sono però due in particolare di soddisfazioni arrivate entrambe stamattina. Ce Esatto, questa. le racconti tu, che è più bello. Questa mattina ho nuotato i 50 delfino con un buon risultato. Record della manifestazione tolto ad una signora della nazionale italiana che si chiama Elena Elena Di Di Liddo. Liddo. Complimenti. Tempo? 26,54. 26,54 a quanti anni? Perché Karen15 ha anni. soltanto 15 anni, è alta 1,79, 79. cioè è più alta di me, anche se ci vuole poco, e sta andando fortissimo. Questo di mattina. Di pomeriggio invece. Nella doppia distanza, i 100 delfino, ho tolto un altro record a un colosso della nazionale italiana, Silvia Di Pietro. Silvia Di Pietro, che peraltro agli ultimi mondiali in vasca corta ha preso anche una bella medaglia, quindi cosa si prova a togliere un record a due grandi della nazionale italiana? Sicuro onore, un po' emozione, perché se penso a dove sono loro adesso, pensare che io ho alla loro età ho nuotato un tempo più basso, un pochino mi spaventa, un pochino mi emoziona. Spaventa perché dico, oh mio Dio, loro ora sono lì, io sono ancora qui, ho tanta strada davanti, però di sicuro testa bassa e si lavora per obiettivi sempre migliori. Ecco, non abbiamo detto però abbiamo detto il tempo del 50 delfino, non abbiamo detto il tempo del 100. 58,73. 58,73, che corrisponde anche all'undicesima prestazione Prestazione all time. all time italiana assoluta in vasca corta. Quindi Karen inizia ad affacciarsi in un mondo che davvero sta iniziando a contare parecchio. Finiti i criteri, cioè con la giornata di domani, lei si tufferà dal 10 al 14 aprile nei campionati italiani assoluti. Quali sono i tuoi obiettivi? Di sicuro migliorare i miei personal best, dare il meglio di me stessa, magari fare giusto qualche particolare tecnico che ho sbagliato adesso ai criteria e divertirmi, confrontarmi con atlete di un certo spessore e mettermi alla prova al 100%. Senza dimenticare poi che durante i campionati italiani assoluti ci saranno le selezioni per i campionati europei juniores. Io ho partecipato l'anno scorso e quest'anno spero di prendere ancora parte alla squadra che andrà a fare questi campionati. E ovviamente io prima di pensare a un tempo o altre cose penso a fare bene quello che so fare, ovvero le mie gare, anche le gare che magari in cui non vado in modo migliore e basta. Bene, ci fa piacere avere con noi una quindicenne che forse non è come testa proprio una quindicenne perché sta facendo discorsi con molta maturità. Io non posso che farti complimenti, un grosso in bocca al lupo Grazie per il proseguo, si mille. dice Crepi. crepi, da Corrado Sorrentino per Swim Swam con Karen Aspristi. Ciao a tutti. Ciao!